Buonasera, bentrovati alla terza edizione del TG6 che noi apriamo parlando di cronaca giudiziaria del caso Imparato e di quello che è accaduto ieri al numero 2 dell'Agenzia delle Entrate che è stato posto ai domiciliari. E da Roma la Direzione Generale annuncia che si costituirà parte civile in un eventuale procedimento. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Sul caso di corruzione che ha coinvolto il numero 2 dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, Giovanni Imparato, filmato in fragranza di reato dalla Guardia di Finanza mentre riceve una busta contenente denaro per chiudere un contenzioso, è intervenuta oggi la Direzione Generale che da Roma ha fatto sapere che si costituirà parte civile a tutela della propria immagine. Nel frattempo a Pescara, dopo la perquisizione avvenuta il 20 aprile scorso, c'è riserbo sullo stato dei lavoratori. Qualcuno parla di clima teso, intanto a parlare il direttore provinciale che si unisce alla voce del direttore generale Rossella Orlandi. E questa è la posizione dell'Agenzia delle Entrate, ha manifestato in maniera molto chiara, chiaramente per quel che mi riguarda non posso che ricondurre all'iniziativa della direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate e soprattutto ci rimettiamo all'azione dell'autorità giudiziaria per accertare i fatti e la verità. Parliamo ancora di cronaca giudiziaria, ci spostiamo all'Aquila perché per il processo per gli isolatori sismici si va verso la prescrizione. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. L'udienza del processo sugli isolatori sismici del progetto Casa è slitta di 5 mesi. Il giudice Giuseppe Grieco ha infatti fatto slittare al 21 ottobre la prossima udienza, stessa data del processo sulle forniture di bagni chimici. Potrebbe configurarsi dunque anche per questo processo lo scenario della prescrizione. Alla ripresa del processo dovrebbero esserci confronti tra consulenti tecnici. I due imputati, lo ricordiamo, sono Gian Michele Calvi, direttore dei lavori nella realizzazione del progetto Case, e Agostino Marioni, dirigente di una delle ditte che ha fornito gli isolatori, l'Alga S.P.A. Secondo l'accusa, la Alga avrebbe fornito isolatori privi di certificati di omologazione. Certo è che i tempi sono quel che sono e forse potrebbe essere emessa la sentenza di primo grado, ma tecnicamente non ci sarebbero poi tempi per i ricorsi in appello e dunque per il secondo grado di giudizio ed eventuali Cassazione. Ricordiamo che per questo processo il giudice Giuseppe Romano Gargarella aveva condannato con il rito abbreviato con le stesse accuse a un anno di reclusione Mauro Dolce, responsabile del procedimento di realizzazione del progetto Case. La sentenza era stata confermata anche in appello, ma lo scorso 8 aprile la Cassazione ribaltò tutto assolvendolo. Dolce e Calvi sono indagati anche nell'inchiesta della Procura svolta dal Corpo Forestale dello Stato, aperta per il crollo di un balcone avvenuto nel settembre del 2014, come ricorderete, dal terzo al secondo piano di una palazzina del progetto Case di Cese di Preturo. Entrambi sono già stati condannati in primo grado a 6 anni di reclusione ciascuno e assolti in appello in Cassazione assieme ad altri 5 esperti per omicidio colposo e disastro colposo nell'ambito del processo alla Commissione Grandi Rischi, l'organo scientifico consultivo della Presidenza del Consiglio, di cui erano componenti all'epoca di quella ormai tristemente nota e famosa riunione del 31 marzo 2009, a 5 giorni dalla scossa mortale del 6 aprile. Parliamo ora di carceri perché un detenuto di 45 anni di Palermo ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione per avere un figlio con l'inseminazione artificiale. Fabio Cucina, pluricondannato per traffico di droga, uscirà dal carcere non prima del 2023, ma in autunno diventerà padre per la terza volta. La procedura è stata permessa dalla direzione del carcere di Lanciano in Abruzzo, dopo che per motivi pratici non era stata ammessa nel carcere palermitano di Pagliarelli, più volte riconosciuto colpevole di traffico di sostanze stupefacenti. Cucina deve scontare un cumulo di pene per 24 anni complessivi, salva la possibilità di una nuova condanna per un altro procedimento ancora in corso. Il permesso è passato attraverso il nulla osta del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Chieti, che ha effettuato i controlli igienico-sanitari e fornito assistenza con psicologi e servizi sociali. Un'azienda privata si è poi occupata degli aspetti pratici. E cambiamo pagina, parliamo di lavoro perché i dipendenti del CIAPI di Chieti da 3 anni non percepiscono lo stipendio. La partecipata della Regione Abruzzo ha 10 milioni di euro di debiti. Nell'incontro di questa mattina in Regione con l'assessore Rolli si è aperta la strada della liquidazione. Vediamo il servizio di Filippo Tronca.
La situazione dei dipendenti del CIAPI è che comunque cercano di portare avanti l'attività formativa per quanto è possibile, con grosse difficoltà, ma ormai con oltre 3 anni senza essere retribuiti sono allo stremo delle forze. Ormai vivono di contributi di parenti, amici, qualcuno dorme in macchina, con una situazione veramente tragica. Una crisi senza fine, quello dei lavoratori del CIAPI, il centro interaziendale addestramento professionale industria, partecipato interamente dalla Regione Abruzzo, gravato da 10 milioni di euro di debiti e con stipendi non pagati anche di 36 mesi, con alcuni dipendenti costretti addirittura a dormire in macchina e che campano con gli aiuti di amici e parenti. Oggi una delegazione di questi lavoratori ha incontrato il vicepresidente di giunta Giovanni Lolli, chiedendo per l'ennesima volta cosa intende fare la regione per uscire dal tunnel e chiedendo lumi in particolare sullo stanziamento straordinario di 700.000 euro, annunciato ma mai erogato, necessario a dare almeno un po' di ossigeno ai lavoratori allo stremo. Riuscire a svincolare quell'impegno di 700.000 euro preso a dicembre dal Consiglio regionale all'unanimità e che però non ancora vengono svincolati in quanto manca la variazione di bilancio. Il vicepresidente Lolli e il direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione Ebron d'Aristotile hanno assicurato che 700.000 euro saranno erogati il prima possibile. Per il futuro, ha poi spiegato Lolli, la soluzione non può che essere quella di staccare la spina e liquidare l'ente, vendere il vendibile per pagare gli stipendi arretrati ai dipendenti e ricollocare tutti coloro che non andranno in pensione come collaboratori nei vari progetti europei di formazione. L'idea è andare a una liquidazione, recuperare i beni e quindi poter pagare intanto le spettanze dei creditori. I principali creditori sono i lavoratori. Lavoratori con le loro attività invece che sanno fare, possono fare, vengono impiegati in attività utili per questa regione. Noi restiamo all'Aquila perché si è svolta nella serata di ieri la seduta di giunta regionale. Fra i temi trattati, l'accordo con il Tribunale di Pescara per il distacco dei dipendenti, lo stanziamento di fondi per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Piomba ed il trasferimento del personale area Chieti-Pescara all'ARAP. Vediamo. Approvato nel corso della giunta regionale lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo e il Tribunale di Pescara, che disciplina i termini per una collaborazione interistituzionale con finalità di interesse reciproco. Il governo della Regione, ha spiegato il presidente D'Alfonso, dopo la nota del Tribunale di Pescara, che richiedeva di colmare le scoperture di organico e garantire la funzionalità della giustizia sul territorio regionale facenti capo al medesimo Tribunale, ha deciso di accogliere la richiesta, prevedendo la possibilità per il personale che ne farà esplicita richiesta di essere trasferito negli uffici giudiziari del capoluogo adriatico. Il provvedimento approvato prevede che l'apporto collaborativo potrà essere prestato da personale dipendente della Regione Abruzzo che manifesti la propria disponibilità e da individuare a seguito di avviso interno, tenuto conto delle specifiche professionalità richieste. Nella stessa giornata la Giunta ha approvato la delibera concernente il piano triennale della viabilità regionale relativamente all'accordo di programma con i comuni di Città Sant'Angelo e Silvi Marina e con le province di Pescara e Teramo per la realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume Piomba per un importo di 2 milioni di euro. Nel provvedimento la Giunta prende atto della modifica della convenzione sottoscritta tra le province di Teramo e di Pescara e i comuni di Silvi Marina e Città Sant'Angelo, con la quale si stabilisce che spetti alla provincia di Teramo la realizzazione dell'opera, compresa la procedura di gara, la direzione dei lavori e la nomina della commissione di collaudo. Viene inoltre stabilito che l'intero finanziamento venga erogato in favore della suddetta amministrazione, disponendo che tutti gli obblighi del soggetto attuatore siano in campo alla stessa provincia. Attenzione è stata rivolta poi anche alla questione ARAP. Nel dettaglio la Giunta in una nota dichiara che il potere di trasferire il personale in servizio nel Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara all'azienda regionale per le attività produttive rientra nel novero dei poteri dei commissari liquidatori e, come tali, possono essere esercitati senza attendere il rilascio dell'autorizzazione da parte della Giunta regionale, ribadendo la validità delle direttive sulla procedura liquidatoria del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara e demandando ai commissari liquidatori la facoltà di predisporre i relativi atti.
E in commissione di vigilanza della Regione Abruzzo si è discusso della RIA, ovvero le indennità individuali di anzianità per i dipendenti e dirigenti regionali. Filippo Tronca. RIA, ovvero le indennità individuali di anzianità, un extra in busta paga per i dipendenti e dirigenti regionali aumentato ai massimi anche a 1.200 euro in più al mese da un'improvvida legge del 2007 che poteva costare ai contribuenti abruzzesi un salasso da 100 milioni di euro se non fosse stata dichiarata incostituzionale nel luglio 2014 con una sentenza della Consulta che è arrivata però quando molti buoi erano scappati dalla stalla, ovvero quando oramai un imprecisato numero di dirigenti e dipendenti sono potuti passare comunque all'incasso, forti di un ricorso passato in giudicato e dopo il luglio 2014, anche a causa, denuncia il sindacato UIL, per l'inerzia della regione che in una ventina di casi non si è opposta alla sentenza di primo e secondo grado, anche se forti di una sentenza della Corte a suo favore. A queste incredibili vicende è stata dedicata oggi la seduta della Commissione Vigilanza e ad essere ascoltati in primis proprio una rappresentanza del sindacato UIL che chiede l'apertura di un'inchiesta penale e contabile in modo tale che chi nella struttura regionale abbia eventualmente sbagliato paghi di tasca sua. Abbiamo chiesto che ci fosse un'indagine all'interno della giunta regionale per verificare se ci sono state delle, come noi abbiamo rilevato, grosse anomalie, quindi verificare il comportamento, se c'è stato un comportamento corretto da parte della struttura regionale sull'argomento RIA. Finora la regione ha sborsato in indennità arretrate 2,2 milioni di euro e c'è anche un altro aspetto su cui urge fare chiarezza. A quale titolo l'ufficio del servizio risorse umane sta procedendo alla liquidazione di significative somme di denaro e se c'è o meno copertura per farlo nel bilancio. Se si tratta infatti di debito fuori bilancio dovrebbe essere riconosciuto dal voto del Consiglio regionale. Ci sono una dozzina di pratiche che in effetti meritano attenzione, e però non è l'organo della Commissione di Vigilanza che deve fare questo, per cui invieremo le carte ai revisori dei conti e credo che loro debbano essere ad intervenire. Ci sono stati dei ritardi nella opposizione alle cause e quindi le sentenze sono passate in giudicato e quindi si è dovuto pagare. Proprio perché si parla di errori e di omissioni, mi pare chiaro che si intravede da parte dei sindacati un errore da parte di coloro i quali avrebbero dovuto, come dire, tener conto della sentenza della Corte Costituzionale e se non l'hanno fatto e hanno provveduto in maniera definiamo superficiale a erogare queste somme, e allora appare chiaro che probabilmente ci sono delle responsabilità. E ora parliamo di ambiente e di turismo perché fa rumore l'esclusione di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi dalla lista delle bandiere blu che sono state assegnate in Italia. L'Abruzzo scende infatti a 6 dalle 14 del 2013, nuovo ingresso per Silvi che conquista il riconoscimento per il 2016. Alla base della diminuzione di bandiere blu nella nostra regione pesa la scarsa qualità delle acque di balneazione. Alfredo Primante. L'Abruzzo paga dazio e perde due delle otto bandiere blu del 2015 scendendo a quota 6. Tortoreto, Pineto e Silvi, Fossa Cesia Vasto e San Salvo. Penalizzate Francavilla e Roseto degli Abruzzi. A Francavilla hanno pesato i divieti di balneazione della scorsa estate con il sindaco Luciani che se la prende con l'ACA chiedendosi chi pagherà i danni d'immagine. La falla di Fosso Pretaro con i reflui scaricati a pochi metri dalla battigia è stata riparata ma troppo tardi. La FEE, l'organo che assegna il riconoscimento, ha tagliato il comune chietino dalla lista delle bandiere blu. Anche Roseto, come detto, esce dalla lista dopo 17 anni consecutivi di permanenza tra le località balneari migliori d'Italia, scatenando un vespaio di polemiche in piena campagna elettorale. Chi può sorridere invece è Silvi, che torna nel novero delle bandiere blu, andando a rimpinguare il manipolo dei comuni del Teramano. Il dato che emerge però è il calo generale della qualità delle acque e dei servizi offerti al comparto turismo estivo. Se è vero come è vero che dal 2013
2013 ad oggi si è passati da 14 località premiate a 6, con il calo più evidente in provincia di Chieti. La 30ª edizione della manifestazione ha voluto premiare quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti, come stabilito dai risultati delle analisi che nel corso degli ultimi 4 anni le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente hanno effettuato nell'ambito del programma nazionale di monitoraggio condotto dal Ministero della Salute in collaborazione con quello dell'ambiente. Anche quest'anno è stato dato grande rilievo alla gestione del territorio e all'educazione ambientale messa in atto dalle amministrazioni al fine di preservare l'ambiente e promuovere un turismo sostenibile. In Italia in totale sono 152 i comuni insigniti con la bandiera blu della FEE. E noi restiamo, per così dire, in argomento, perché secondo un'analisi compiuta sul territorio nazionale diverse regioni avrebbero alti tassi di pesticidi nelle acque. Tra le peggiori c'è la regione Abruzzo. Gli ambientalisti chiedono così controlli più severi per evitare rischi alla salute. Un dato nazionale sulla presenza di pesticidi nelle acque. In una classifica stilata l'Abruzzo si trova nelle posizioni più alte. La cosa che poi è da specificare è che 5 regioni italiane non mandano proprio i dati. Sì, è una classifica in cui noi siamo in una posizione cattiva, perché abbiamo troppi pesticidi nelle acque sotterranee, in particolare cioè nelle falde acquifere abruzzesi ci sono fitofarmaci e pesticidi, quindi sostanze anche pericolose, lo certifica l'ISPRA nazionale, quindi il governo, e addirittura ci sono però 5 regioni del sud, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Molise, che non mandano proprio i dati al governo. E questo la dice lunga sullo stato del monitoraggio in Italia. Però in Abruzzo alcune analisi vengono fatte, peraltro parziali, perché l'ART Abruzzo non riesce a cercare centinaia di pesticidi che sono in commercio. Quindi il dato che abbiamo, che comunque è molto preoccupante, è comunque molto molto parziale ed è a nostro avviso intollerabile che sostanze che possono causare problemi all'ambiente e alla salute non vengono neanche cercate e monitorate. Fortunatamente in Abruzzo noi prendiamo acque da aree montane dove fortunatamente questi pesticidi non vengono utilizzati. Certo è che se continuiamo a usare pesticidi in queste quantità assolutamente insostenibili, potremmo anche avere nel futuro problemi anche di approvvigionamento delle acque potabili, magari in alcune situazioni dove per esempio viene potabilizzata l'acqua dai fiumi. E sta entrando più che mai nel vivo la campagna elettorale per le prossime amministrative. Tutti i partiti sono pronti alla competizione del 5 giugno. In provincia di Teramo, SEL, Sinistra Italiana, presenta la sua proposta per i cittadini. È pronta la corsa per le amministrative, la macchina di SEL nella provincia di Teramo. Il partito, così come sta accadendo a livello nazionale, si pone come riferimento di sinistra alternativo al Partito Democratico, da qui la scelta nei 4 comuni dove SEL presenta la sua proposta ai cittadini. Come Sinistra Italiana crediamo proprio che registreremo dei successi nei 4 comuni dove siamo presenti al voto: Roseto, Castellalto, Basciano e Bellante, appunto, dove esprimiamo anche il candidato sindaco. In 2 di questi comuni abbiamo operato delle scelte comunque di rottura, di autonomia nei confronti del Partito Democratico e di chiaramente alternativa al centrodestra come a Bellante. Cambiamo pagina. Sottoscritto il protocollo d'intesa fra il Corpo Forestale dello Stato e la Regione Abruzzo per l'antincendio boschivo. Sarà forse un'estate bollente anche per il rischio incendi, ma l'Abruzzo sarà più preparato a far fronte all'emergenza grazie all'elicottero Augusta Bell AB412 che per tutta l'estate sarà pronto a intervenire dall'aeroporto di Pretura all'Aquila. Il nuovo mezzo antincendio è stato messo a disposizione alla Protezione Civile Regionale dal Corpo Forestale dello Stato in virtù di un protocollo d'intesa firmato dal sottosegretario di Giunta Mario Mazzocca e dal comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato Ciro Lungo. La B412 sarà in grado di trasportare 1000 litri d'acqua e 8 persone a bordo e di arrivare nel punto di intervento in massimo 20 minuti su tutto il territorio regionale. In questo modo potrà garantire dall'11 luglio al 10 settembre, nella fascia oraria dalle 10 alle 19 e per un massimo di 70 ore di volo, il primo intervento in modo molto più tempestivo, prima dell'arrivo dei Canadair dall'aeroporto di Ciampino a Roma. Ma con la sottoscrizione della convenzione odierna con il Corpo Forestale dello Stato
andiamo a completare e integrare un'attività sull'antincendio boschivo, quindi sulla prevenzione civile, sulla tutela e salvaguardia del nostro territorio, che era già comunque di per sé stessa importante, perché al di là della disponibilità già di un elicottero, ecco, sinergicamente andiamo a investire su questa ulteriore unità di una certa importanza, sia per qualità che per rilevanza, e che si occuperà del tema della prevenzione e della repressione degli incendi, soprattutto per le aree interne. Il mezzo sarà collocato presso l'aeroporto di Preturo e, come dicevamo prima, un carico fino a 1000 litri d'acqua, quindi è decisivo nello spegnimento della lotta agli incendi boschivi, può trasportare fino ad 8 persone, è operativo fino anche nel giro di pochi minuti, 5-10 minuti riesce ad alzarsi in volo e raggiunge con facilità tutti i territori regionali. Parliamo ora di fisco e tasse, perché a Pescara da oggi fino a venerdì prossimo ci saranno 3 giorni dedicati ad aiutare i cittadini impegnati nella compilazione del modello 730 e del modello unico. L'Agenzia delle Entrate scende in piazza con l'amministrazione comunale presso l'Urban Box di Piazza della Rinascita per aiutare proprio i cittadini a compilare la dichiarazione dei redditi. 3 giorni di informazione per il cittadino per la dichiarazione dei redditi. Piazza Salotto offre nell'Urban Box tutti gli esperti. Quali saranno tutte le questioni alle quali risponderete? Sì, le questioni in merito al 730, il modello unico precompilato, però accanto agli operatori dell'Agenzia delle Entrate abbiamo anche degli operatori dell'Ufficio Tributi del Comune, proprio per evidenziare questa sinergia tra le due amministrazioni. L'amministrazione comunale, che ha voluto fare quest'incontro, questa iniziativa, proprio perché è un momento un po' delicato, un momento in cui ci sono numerose scadenze e il cittadino si sente un po' presso oberato dalle incombenze fiscali, anche perché sono argomenti ostici, difficili da trattare, e quindi si voleva dare questa opportunità. Parliamo ora di cultura, presentata a Castelfrentano in provincia di Chieti, L'ultima fatica letteraria di Santino Spinelli dal titolo Rom, questi sconosciuti, un libro che approfondisce gli aspetti della cultura rom ancora poco conosciuta. Alessio Giancristofaro. Ma mette in evidenza tutti quegli aspetti che non si conoscono del mondo rom, dal punto di vista storico, culturale, linguistico, antropologico, quindi far conoscere questo enorme patrimonio artistico e culturale, che è patrimonio dell'umanità. Molti non conoscono i rom realmente, per cui si è imposto un'immagine stereotipata e soprattutto si è imposto uno sguardo strabico sul mondo rom, che porta alla mistificazione. Certamente ci sono persone che si comportano male, ma non tutti i rom si comportano male, e l'integrazione è molto più avanzata di quello che si crede. A che punto è lo stato dell'arte culturale nei confronti della cultura rom, Santi? Ma si conosce poco la cultura romani. Ecco, io cerco di farla conoscere attraverso la musica, attraverso le mie opere letterarie, per far vivere gli altri questa cultura che appartiene a tutto il mondo. Io credo che attraverso un'attività interculturale noi possiamo anche evitare i conflitti, perché la conoscenza dovrebbe portare al rispetto e alla mutua comprensione. Ecco, quindi è importante far conoscere queste cose per avere un maggior rispetto. I rom oggi, da questo punto di vista, sono assolutamente sconosciuti. Siamo alla pagina dello sport, al calcio in particolare, per parlare del Pescara, che prosegue la preparazione in vista della gara di sabato prossimo al Braglia di Modena. Oggi sono tornati ad allenarsi Cappelluzzo e Cocco, ha invece svolto una seduta a parte il bomber La Padula, che nelle ultime settimane ha accusato qualche problema fisico. Per quanto riguarda Campagnaro, prosegue il programma di recupero del difensore argentino, che però difficilmente verrà rischiato, se non in buone condizioni, nella gara in terra emiliana. E sul momento dei biancazzurri e sulla sfida con i canarini gialloblu abbiamo ascoltato nel servizio di Andrea Costantini il centrocampista del Pescara, Lucas Torreira. Ho partito quasi dall'area nostra, e quando ho visto che Mitrita ha preso la palla sono andato subito in profondità e mi ha dato la palla.
Dopo sì, sono rimasto lì davanti al portiere. Ho pensato prima ho pensato a metterla, fare un tiro al giro, metterla contro un palo, ma dopo mi è rimasto quello e è andato benissimo. Il playoff è stato il miglior momento dell'anno, penso che quelle 4-5 partite che ho fatto benissimo mi hanno spinto tanto e quest'anno ho cominciato non diciamo molto bene, dopo ho stato un paio di partite in banchina, ho avuto l'infortunio e adesso penso che sta andando benissimo. Adesso abbiamo, come ti ho detto prima, due partite molto difficili contro due squadre che hanno bisogno di punti, ma il nostro obiettivo è andare a vincere a tutti i campi della Serie B. Poi se non si può vincere, trovare anche un pareggio è molto importante. Niente, il nostro obiettivo, come è stato dall'inizio, è andare in Serie A. Non abbiamo potuto andare direttamente dai primi due, ma adesso siamo lì e niente, speriamo di arrivare al terzo posto, così saltiamo il primo turno e abbiamo un po' di tempo da riposare, perché è stato un campionato molto lungo. Il mio cartellino è di la Sampdoria, ma solo penso al presente. Il mio presente è dare tutto per il Pescara, per la gente di Pescara che mi ha accolto benissimo in questi tre anni. E niente, solo voglio andare in Serie A, dopo si vedrà che succede l'anno prossimo. E per il Modena, impegnato nella lotta a salvezza, quella di sabato è una gara fondamentale. Uno dei migliori giocatori emiliani di questo campionato, l'attaccante Davide Luppi, parla di partita della vita. Comunque al momento siamo fuori dai play-out, è vero che ci aspetta un calendario più difficile magari rispetto alle nostre avversarie, ma credo che il campo stia parlando bene per noi, visto che stiamo dando dimostrazioni di forza e comunque di condizione atletica, e a Salerno magari potevamo portare a casa anche 3 punti, magari con un po' più di convinzione, ma sicuramente anche il fattore campo un po' inciso. Abbiamo ritrovato un po' il gioco che avevamo anche all'inizio, e sicuramente è una squadra molto più solida e con quale comunque è difficile giocare, credo. Adesso abbiamo il Pescara e dobbiamo assolutamente vincerla per salvarci, quindi è la partita della vita, direi. È una partita che si può vincere da un momento all'altro, quindi bisogna cercare di avere un atteggiamento comunque, come l'ha detto, molto lucido, e anche nel caso comunque aspettare. Non è che bisogna per forza andare all'arrembaggio, ma dobbiamo fare come abbiamo sempre fatto la nostra partita fino a questo momento e cercare di essere più concreti davanti e attentissimi dietro, insomma. E a proposito di salvezza, la restituzione dei punti cambia la prospettiva di questo finale di campionato per la Virtus Lanciano, che ora torna artefice del proprio destino, e se dovesse fare il pieno di punti negli ultimi 180 minuti di campionato sarà sicuramente salva. Oggi allenamento agli ordini di Primo Maragliulo, non c'era il difensore Aquilanti, che domani verrà sottoposto ad un'ecografia. Il giocatore salterà sicuramente la gara con la Ternana, non ci sarà neanche Boldor, ma oggi il morale in casa rossonera è sicuramente molto alto. Vediamo il servizio. Un vero e proprio toccasana, la restituzione dei 3 punti in classifica alla Virtus Lanciano, arrivata con la sentenza della Corte Federale d'Appello dopo il dibattimento di ieri, ha ridato linfa alla rincorsa salvezza della squadra di Primo Maragliulo, una rincorsa che era comunque in atto, ma quei 3 punti di distacco dalle più dirette rivali, la mazzata subita all'Adriatico e la necessità di dipendere tanto dai risultati delle concorrenti, oltre che dai propri, rendevano il compito particolarmente complesso. In tanti speravano nella restituzione di un solo punto, quello legato alla rinuncia allo stipendio di Manuel Turchi, ed invece ne sono tornati 3, perché il pool di legali Chiacchio, Cozzone e Di Cintio ha saputo smontare il teorema della recidività. Ora la Virtus di punti ne ha 42, così come Salernitana, Latina e Modena, ma per la classifica avulsa in questo momento sarebbe addirittura salva, e lo sarebbe definitivamente se centrasse 6 punti nelle ultime 2 partite. Insomma, i rossoneri tornano padroni del loro destino.
Intanto sarà fondamentale battere la Ternana, che sarà priva dell'ex Vitale e del suo migliore elemento Falletti e che soprattutto è già salva. Questo campionato però ha insegnato che non ci sono partite scontate, basti ricordare la lezione dell'ultima gara del Biondi contro l'Avellino. Una gara quindi da approcciare al meglio e da non fallire. Solo una volta superate le ferie di Roberto Breda, per la Virtus ci sarà la possibilità di guardare il risultato delle dirette rivali e del Livorno, che se non dovesse fare il pieno ad Ascoli sarà quasi certamente retrocesso, con la Virtus che potrebbe così chiudere il campionato in terra labronica contro una squadra delusa e senza più stimoli. Per la fondamentale gara di sabato Maragliulo dovrà rinunciare a Bacinovic, squalificato, e Aquilanti, il cui infortunio alla coscia sarà meglio valutato domani, ma la stagione del capitano Frentano potrebbe essersi conclusa. Si cerca di recuperare l'attaccante Marilungo, assente domenica scorsa, ma poiché è stato già recuperato è l'entusiasmo di squadra, società e tifosi, sarà questa l'arma in più della Virtus contro la Ternana. E noi ci fermiamo qui, siamo giunti al termine della terza edizione del nostro telegiornale. Dalla redazione l'augurio di una serena notte a tutti.